come si sta caratterizzando, come sta andando il mercato dell'arredamento qui in Libano? A livello del mercato qui in Libano, adesso negli ultimi due mesi ci sta un basso andamento, ma prima c'era il boom a livello di real estate, i prodotti di furniture. Questo perché c'è un livello di costruzione abbastanza alto nel paese, e soprattutto negli ultimi due anni a livello di prodotti italiani, sappiamo perché, come la qualità, come il design va cercato molto in Libano, e per questo noi stiamo cercando di inserire, oltre che ci abbiamo qualche prodotto italiano qui nel showroom, ma sotto sempre l'ID design, stiamo cercando di inserire più prodotti italiani per andare con la qualità e il design che la gente qua cercano in Libano. So Mr. Farah, hello. Would you like to tell us something about your store and the showroom? This company was formed in 1939, so we've been 73 years in the market. And 10 years ago we decided to expand and to build this showroom. And since 7 years we're occupying it, and we're bringing Italian furniture, because this is what people in the Middle East like, and I think all over the world Italian design and Italian furniture is appreciated. And what are your next step? Which is your future project? We're expanding with the brands, we're upgrading the quality of the goods that we are importing, and we're opening a new 700 meter showroom on the seafront. It should open in 1 month now, and we're looking very positively towards the future of Italian design in the Middle East and in Lebanon. How did you start your showroom? This is a very top quality, top high level Italian furniture showroom. So how did it start from the bathroom to this showroom? Okay, we started in the bathroom long time ago, since 1928. And in 2000, exactly 2000, we decided we were the first in bathroom setting. We had a showroom of 4,000 square meters. And we decided to develop furniture. We began with a French company and a Belgian company named Flamand. We had good results, but at a certain time we saw that, like in the bathrooms, to develop in a very fast way and to have better results, we should go into Italian furniture. And since we had let's say very a lot of know-how and knowledge about Italian designer and Italian company, so our strategy was to begin with outdoor furniture, and it was let's say the easiest door to go into furniture, the outdoor furniture. So we went into this outdoor furniture door. We developed several brands like Paola Lenti, like Roda, like Coro, Italian brand. And then we opened the first showroom, and then we jumped to the indoor furniture. We went to Gervasoni, Casa Milano, Glass Italia, Riva. This is our second jump, let's say. Our third step was to go into Italian kitchens and wardrobes. And we took the number one in Italy, Polifam Varena. Siamo alla conclusione di questa missione che Federlegno Arredo ha organizzato qui a Beirut. Quali sono le sue valutazioni conclusive? Ma, per me è la prima volta che partecipo a un B2B e
per cui non ho dei raffronti. Diciamo che conoscendo il paese e come è stato organizzato, dico che è stato organizzato bene e con personale, diciamo, di clienti qualificati, clienti che abbracciavano un po' tutte le fasce dei prodotti che noi siamo venuti a presentare e a proporre, per cui per carità sono sempre pochi rispetto a quello che vorremmo, però diciamo che è un primo passo per poter parlare, entrare e comunque conoscere quello che è il mercato libanese, che è molto vario, che è anche interessante. Quindi qual è l'invito che può fare a un'azienda italiana del nostro settore che può essere interessata a questo mercato? Di essere veloci. Di essere veloci nel venire, nel contattare, nel chiudere, perché loro sono maestri nel tirare a lunga e noi bisogna riuscire a concludere, perché poi hanno questi alti e bassi che sono continui da 30 anni e per cui sicuramente è il momento in cui il mercato tira che si lavora, nel momento in cui il mercato non tira e il mercato si ferma. Questo è un momento discretamente buono, quindi si potrebbe solamente aggredirlo velocemente, cioè venendo una volta al mese almeno, fino a che non hai preso il via dai clienti. Quali sono le sue valutazioni qui alla conclusione di questa iniziativa qui in Libano? Credo che sia stato un incontro molto positivo, mi è piaciuto molto l'incontro che abbiamo avuto con le varie aziende che hanno partecipato al B2B e credo che sia un mercato che è in forte evoluzione, soprattutto verso il mobile italiano, il Made in Italy infatti è molto sentito, e soprattutto verso il mobile moderno. È percepita sia la qualità alta del mobile, quindi sia il design e il livello alto, sia diciamo il livello medio, quindi penso che ci sia del buon lavoro da fare per le aziende italiane. Questa mattina abbiamo fatto anche un tour presso alcuni rivenditori di fasce diverse di Beirut. Come trova la preparazione di questi rivenditori? E sono molto sorpresa dalla loro preparazione. Credo che siano molto aperti al design e tecnicamente molto preparati. E più sul livello chiaramente alto che sul livello diciamo medio-basso. Sul livello medio si limitano un po' di più diciamo alla vendita del pezzo standardizzato, però sono sicuramente molto aperti verso il disegno e la qualità italiana. La sua è un'azienda che realizza in particolare rubinetteria. Come ha trovato questo mercato recettivo? Sì, una breve introduzione a chi siamo, credo che sia doveroso. Noi siamo un'azienda storica fiorentina che produce rubinetti di altissima qualità dal 1923 e da qualche anno abbiamo iniziato un'operazione di riorganizzazione aziendale volta soprattutto ad aprire i nuovi mercati esteri che per noi sono strategici. E in quest'ottica abbiamo deciso di associarci a Federlegno e quindi questa missione rappresenta per noi una prima esperienza di collaborazione con questa importante organizzazione italiana e a riguardo devo dire che personalmente sono stato molto contento per il servizio svolto, l'accuratezza dei dati e il profilo dei contatti con i quali sono potuto quindi entrare in contatto in questo mercato e effettivamente il response è stato più che positivo. Oggi ho avuto anche l'occasione di visitare alcuni showroom del suo settore qui, ecco, che profilo ha trovato di questi rivenditori? Il profilo è certamente molto alto, quindi players locali orientati in maniera molto forte quindi a dei prodotti di alto livello e quindi in grado di sposare perfettamente quello che è il profilo signorini. La vostra azienda è presente qui in Libano già da tempo, qual è la sua valutazione sulla situazione attuale del mercato e come valuta anche le iniziative che abbiamo realizzato in questi giorni come Federlegno? Allora, la Dom Italia è presente sul mercato da diversi anni e il significato di venire qui con voi, con la Federlegno, è stato di sviluppare questo mercato che riteniamo possa essere molto interessante. Devo dire che l'organizzazione è stata buona, i contatti che ho avuto possono essere interessanti sia nel settore casa che nel settore contract, perché noi copriamo entrambi la tipologia di mercati. E è indubbiamente la sensazione del mercato che ho avuto e del paese estremamente dinamico rispetto al momento molto flat che abbiamo in Europa e di conseguenza
penso che sia, possa essere interessante. C'è ovviamente la concorrenza cinese che comunque ritroviamo ovunque, però ritengo che il Made in Italy sia molto sentito e di conseguenza, pur essendoci la concorrenza, trovando il canale giusto, si possa riuscire a concretizzare molto bene. Anche perché questo mercato, questo paese è comunque una porta per il Medio Oriente, in particolare per il discorso contract, che è molto interessante.